benvenuti in questo nuovo video. Se mi seguite un po' di tempo saprete che io ho una fissazione, una passione, un amore, una droga: la zucca castagnosa. La zucca castagnosa è una zucca che sa di castagno. La adoro non solo per il suo gusto, ma anche perché riesco ad avere il gusto di castagna spendendo meno, quindi non comprando le castagne, che ha una densità calorica nettamente minore rispetto alle castagne. Quindi si vince su tutti i fronti, eccetto uno. Questo tipo di zucca a me personalmente gonfia da morire. Se avete visto gli ultimi miei vlog, ve ne parlo, ve l'ho fatto vedere. E però c'è poco da fare. Questo è l'unico contro, ma per Zuccotto si può fare. Zuccotto è il mio bambino, è il mio zucco bambino. Adesso voglio darvi qualche consiglio per poter scegliere la zucca castagnosa e essere sicuri al 100%. 1. La zucca castagnosa è la zucca dedica, non l'Hokkaido, non quella lunga, non l'ungherese, no. Però non tutte le zucche deliche sono castagnose, perché se no sarebbe facile, questo video sarebbe già finito. Per trovare la zucca delica giusta bisogna usare altri parametri. 1. Colore. Deve essere di un verde scuro, petrolio scurissimo. Non deve avere delle macchioline che vanno sul viola marrone, perché lì, se poi notate, la buccia è anche più sottile. Quello è sintomo di zucca non castagnosa. La buccia deve essere bella verde, scuro e spessa. So che non è facile vedere quanto è spessa la buccia da una zucca chiusa, però lo capite guardandola, soprattutto quando ne trovate una che è veramente verde. Parametro 2, la forma. Deve essere tonda e leggermente schiacciata in mezzo in corrispondenza dei piccioli, quindi sia sopra che sotto. Quindi una specie di forma a donut, ma senza il buco, ovviamente. Parametro 3, misura. Più grande è, più è probabile che sia castagnosa. Ho notato che quelle piccole spesso non sono mature, quindi assolutamente nel dubbio prendete quella più grande. Su questo si lega anche il parametro 4, che è il peso. Più è pesante, meglio è. Però dovete anche considerare la misura. È ovvio che una grande così sia più pesante di una grande così. Quindi dovete pensare al peso specifico. E qui viene in mezzo la fisica. Io non ero molto brava in fisica. Però, insomma, basta prenderne due che sembrano uguali di misura e pesarle con la bilancia o semplicemente con le mani. La più pesante, meglio è. Dovete davvero mettervi lì e paragonarle tutte, studiarvele, e io, ragazzi, davvero ci passo anche 5 minuti. Sembra una matta lì che pesa, soppesa, lancia a destra, lancia a sinistra, però alla fine, in questo periodo soprattutto, le sto trovando. Infatti adesso entrano i parametri che hanno un'influenza. 1. Stagionalità. Indubbiamente dal mese di ottobre, mese in cui la zucca è diventata di stagione, sto davvero trovando le zucche perfette. Cioè, nell'ultimi 3-4 acquisti non ne ho mancata una. Quindi, sì, la stagionalità ha a che fare con il gusto della zucca castagnosa. Parametro esterno numero 2 è il luogo di acquisto. Io, sinceramente, le sto trovando davvero buone al Lidl. A un prezzo davvero regalato, le ho trovate una volta a 0,79 centesimi al chilo e mi dicono che in questi giorni c'è anche un ulteriore sconto, quindi davvero il Lidl alimenta dipendenze. E non ho mai avuto tanta fortuna all'Esselunga, soprattutto perché le ho sempre trovate molto piccole, quindi tutti questi parametri messi insieme creano la zucca castagnosa perfetta. Ma ce n'è uno che manca all'appello, che è l'invocazione della botta di culo. Ogni volta che si compra una zucca delica chiusa è sempre un terno al lotto. Non si saprà mai se è stato un fallimento o un successo fino al momento in cui si aprirà, quindi bisogna pregare tutto il tragitto di ritorno a casa. Nel momento in cui si apre una zucca delica è possibile riconoscere se sia castagnosa o meno dal colore dell'interno della zucca. Il colore dell'interno deve essere arancione scuro, tendente al marrone. Quando non è di questo colore ma è di un giallo fluo, di un arancione fluo, ragazzi, abbiamo fallito, missione fallita, mayday, mayday, abbandonare il piano.
cosa potete fare nel momento in cui non vi trovate una zucca castagnosa? Nel momento in cui aprite la zucca e non la trovate castagnosa, non buttatela, non si spreca la roba, si mangia ed è zucca normalissima ed è buonissima. Un modo semplicissimo per prepararla è tagliarla a cubetti togliendo la buccia, metterla in un padellino con un pochino di acqua e noce moscata, farla cucinare quindi che si ammorbidisce e poi potete o far asciugare tutta l'acqua e mangiarla così condita con sale, olio, pepe e rosmarino, oppure aggiungere dell'acqua, frullarla e fare una zuppa. Quindi la zucca è comunque un alimento buonissimo, anche se non è di quella castagnosa. Ma nella fortunata e dopo tutti questi consigli sicura eventualità voi abbiate trovato una zucca castagnosa, il modo secondo me migliore per gustarla è di tagliarla a tocchi e la buttate in forno su una leccarda su carta da forno. Non c'è bisogno di aggiungere nulla. 180 gradi, 20-30 minuti e la zucca è pronta. Riconoscete inoltre che la zucca è davvero buona se durante la cottura non rilascia acqua. Vedrete che quando la polpa è cotta è densa, tanto che mentre la mangerete avete bisogno di bere, come succede per le castagne, per la sua densità e compattezza. Io infine ho notato che una zucca veramente castagnosa non mi gonfia e quindi ho notato che in realtà la zucca che mi gonfia è quella che durante la cottura presenta un po' il liquidino sopra e risulta molto più fibrosa rispetto a quella castagnosa. Quindi una volta che l'avete trovata, l'avete cucinata e vi trovate questa zucca bella densa, potete mangiarla semplicemente aggiungendo sopra della cannella oppure così nature. La buccia è commestibile o no? È commestibile se ovviamente prima di metterla in forno l'avete lavata, perché ovviamente la zucca viene dalla terra, quindi presenta dei granuli di terra indubbiamente, e se volete mangiarla è buona. Un mio consiglio, che è come la mangio io, è quello di staccare la parte di sopra così che poi il vapore esce, si raffredda e io col coltello gratto la polpa dalla buccia, perché quella, se è castagnosa, ragazzi, è davvero buonissima. E poi mangio la buccia così tipo chips e poi passo alla polpa. Insomma, il metodo di mangiare la zucca non ve lo devo insegnare. Io spero davvero che questo video sia stato utile a cercare di insegnarvi a trovare la zucca davvero buona, che merita di essere chiamata castagnosa. Vi giuro, io potessi farvi assaggiare la zucca veramente castagnosa, lo farei, perché ogni tanto mi mandate dei direct in cui mi dite è castagnosa, io la vedo e dico mi dispiace, quella non è castagnosa, però non so come dirvelo, e vi giuro, cioè, potessi farvela assaggiare sarei la persona più felice del mondo, perché merita davvero. Quindi io spero che tutti questi consigli vi siano stati utili. Non pensavo di riuscire a fare un video così lungo su questo argomento, ma io ci sono riuscita. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato e l'avete trovato utile, mettete mi piace, mettetelo, perché mi sono davvero impegnata. Guardate quanto ho scritto prima di fare questo video. Quindi premiatemi per favore, tutto gratis per voi. E io vi auguro una buona giornata, una buona zucca castagnosa, godetevela perché è buonissima, e viva Zuccotto!